Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un piccolo trick da applicare a dei cori già allineati attraverso l'uso di Vocaline Pro che abbiamo già visto in un altro tutorial e che trovate sempre sul mio canale. Ascoltiamolo velocemente. It's never been easier, 'cause you are the one I wasn't looking for. You know, I'm trying, it's never been easier. Come notiamo, il coro è già allineato alla voce principale, ma possiamo migliorare i punti in cui i fiati si sovrappongono. Questo per evitare che uno, il fiato aumenti durante l'ascolto della parte vocale, perché appunto sommando i fiati sia dei cori che della voce principale, potremmo avere questo tipo di inconveniente. La cosa più semplice ovviamente è quella di tagliarli attraverso lo split tool, dopodiché creeremo dei punti di fade in, fade out. It's never been easier, 'cause you are the one I wasn't looking for. You know, I'm trying, it's never been easier, 'cause you are the one. It's never been easier, 'cause you are the one I want. Potremmo anche utilizzare un gate per tagliare queste cose, ma io preferisco farlo manualmente. Verifichiamo sempre la presenza del fiato. Tagliamo velocemente le parti incriminate, dopodiché le selezioniamo tutta la parte del coro. Riselezioniamo l'altro lato per evitare di utilizzare un fade nella parte anteriore dove già c'è un crossfade. You know, I'm trying. It's never been easier, 'cause you are the one I wasn't looking for. You know, I'm trying. It's never been easier, 'cause you are the one I wasn't looking for. Lasciamo il fiato sulla voce principale perché altrimenti sarebbe molto, forse troppo innaturale. Sentiamolo nel contesto. I'm trying, it's never been easier, 'cause you are the one I wasn't looking for. You know, I'm trying, it's never been easier, 'cause you are the one I wasn't looking Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!